Salve, io sono Monkey Simon e gioca e non rompe i coglioni! Red Dead Redemption 2 arriverà su PC questo mese, il che per molti è stata una notizia della Madonna, mentre per altri non è stato giusto perché lo volevano giocare prima su computer per la grafica, le mod di Iron Man, le mod del trenino Thomas, le mod assurde, le mod dello tsunami e tante altre cose socialmente utili, ma soprattutto per la mod gioca e non rompe i coglioni. I giocatori console di Red Dead però polemizzano, si sentono di essere stati sfruttati come dei beta test della versione PC. Com'è che si dice? Ah sì, gioca e non rompe i coglioni! The Witcher 3 su Switch non avrà i dettagli grafici delle altre versioni e quindi i giocatori si dividono in due sulla questione che gioca e non rompe i coglioni! Oh no! Death Stranding avrà una difficoltà molto facile! E ora molti giocatori non si faranno star bene questa cosa, dimenticandosi che possono tranquillamente scegliere le difficoltà più alte. Ne è stata confermata addirittura un'altra che si chiama gioca e non rompe i coglioni. Il nuovo Modern Warfare non avrà la minimappa? Già, è stata sostituita da gioca e non rompe i coglioni. Esce una Nintendo Switch senza i Joy-Con? Per te è uno scandalo, vero? Sulla questione si è espresso anche il Dalai Lama affermando gioca e non rompe i coglioni. FIFA 20 presenta gli stessi problemi dei precedenti capitoli? Oh shit. Here we go again. Tanto te lo compri lo stesso, quindi gioca e non rompe i coglioni. Le software house vogliono fare principalmente soldi? Beh sì, in economia a grandi linee funziona così. Un'azienda produce un bene per il consumatore per trarre un guadagno. Nel caso dei videogiochi, il bene che viene venduto al cliente viene consumato sotto la tacita regola del gioca e non rompe i coglioni. È uscito l'ennesimo gioco open world della Ubisoft che potremmo tranquillamente chiamare saturatore di mercato 5? E tu magari non lo comprerai perché ne hai le palle piene del solito gioco mediocre? Perfetto! Com'è che faceva quel proverbio cinese? Ah sì, noio che morune cosci. Gioca e non rompe i coglioni. Così a caso, per ribadire il concetto. Il gioco degli Avengers si prospetta essere un gioco ridicolo. E quindi? Te lo devi per forza comprare? Gioca a qualcos'altro, gioca a ciò che ti piace, gioca e non rompe i coglioni. Hanno rimandato di 30 giorni il tuo gioco preferito? Beh, lo avranno pure posticipato, ma io ti anticipo un gioca e non rompe i coglioni. Del gioco che tu attendi da tantissimo e che ancora non ha una data d'uscita, non si sa ancora nulla e tu nel frattempo pare che non c'hai una vita da vivere o altro da giocare? E qui tu penserai, adesso concluderà la frase dicendo gioca e non rompe i coglioni, perché giustamente il video verte su questa frase che ironizza su inutili polemiche nel mondo dei videogiochi. Beh, sì, pensi giusto. Gioca e non rompe i coglioni. Ma come ti permetti? Io voglio di tutto quello che mi pare e mi voglio pure lamentare quello che mi pare. Pure di chi se lamenta. Mi dà fastidio, mi stai a capire? Sì, innanzitutto zitto! Ma soprattutto gioca e non rompe i coglioni. Ed ora, la schermata in cui vi dico di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi sui miei social e guardare altri miei contenuti, ma con una musica orribile da youtuber in sottofondo.